oggi una bella giornata quasi primaverile, una bella giornata anche per Acquaviva, perché finalmente si riapre uno spazio che era chiuso da anni. E questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi, che come dire, farà i lavori di ristrutturazione, ma anche grazie poi per il futuro all'associazione Cadere di Senape, che ha uno spazio qui di fronte, che in qualche modo ci aiuterà a prenderci cura di questo spazio. Quindi questa sinergia tra pubblico e privato sociale, due associazioni, diciamo, due realtà del privato sociale, ci consentirà di, come dire, di la riappropriazione di uno spazio pubblico che speriamo possa essere l'inizio di una serie di riappropriazioni di spazi pubblici a Pugliesi. Grazie. Per noi Granelli di Senape non è solo una struttura, ma è un progetto. È il progetto della nostra comunità è di credere nelle capacità e nelle ricchezze che ogni bambino porta in sé, ogni famiglia porta con sé. Quindi ci auguriamo che anche questa collaborazione con i servizi sociali, con l'amministrazione comunale, con le scuole, con le famiglie possa portare i frutti per un bene personale di ogni bambino, ma anche per il bene comune per la nostra città. E noi siamo sempre a disposizione e stiamo collaborando per questo.